Fioggi Corsaro all'Aragona supera di misura 2-1 una Vastese Sprecona al termine di una gara che i laziali giocano soprattutto di rimessa, realizzando una rete per tempo. Non basta ai biancorossi il gol della bandiera siglato nel finale da Scafetta. 4-3-3 per i due tecnici, con D'Addario che sostituisce l'infortunato Agnello con le noci, Romondini costretto a fare i conti con le squalifiche di Rizzitelli, Di Nezza e Jakubiv. Primi acuti di marca Vastese, al quarto d'ora Stivaletta da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Al 19esimo, azione insistita in area fiuggina, prima Ficara e poi Stivaletta vengono murati dalla difesa laziale, ma proprio nel momento migliore dei padroni di casa, al 29esimo, il Fiuggi la sblocca in ripartenza sfruttando la velocità di Sow, che raccoglie sulla destra e piazza il diagonale ad incrociare all'angolino, spiazzando Di Rienzo e portando avanti i suoi. Prova a reagire la Vastese al 39esimo, incursione in area di Alessandro che fa tutto bene ma cincischia al momento del tiro, quindi Stivaletta contra stato spedisce alle stelle. Termina così il primo tempo con i biancorossi costretti ad inseguire. Dopo un minuto sussulto in avvio di ripresa, con Alonzi che si libera con una prodezza di tacco ma pasticcia al momento della conclusione e non riesce a superare Novi. Sul prosegue dell'azione, scontro di gioco tra Stivaletta e Palladini, che rimane a terra prima di essere sostituito da Francia. La Vastese alza i ritmi per cercare di acciuffare il pari e confeziona tre occasioni in una manciata di minuti. Al 15esimo Pierpaolo Paoli va alla conclusione di prima intenzione deviata in corner. Sugli sviluppi dell'angolo Alonzi prova in acrobazia, ma la sfera è facile preda di Novi. L'occasione più ghiotta al 17esimo, dialogano in velocità Ficara e Stivaletta, con quest'ultimo che va alla conclusione sul primo palo. Efficace la chiusura dell'estremo laziale che respinge con un pizzico di fortuna. Il Fiuggi non ci sta e risponde al 25esimo con la rovesciata di Flores di un soffio al lato, e due minuti più tardi con Loduca che in velocità supera la difesa vastese scoperta, ma si defila al momento del tiro e perde l'attimo. Quindi dalla parte opposta Stivaletta alla mezz'ora costringe Novi alla respinta in tuffo, ma quando il Fiuggi si distende in contropiede è sempre pericoloso, e al 37esimo confeziona il raddoppio con una ripartenza devastante di Flores, che taglia in due la difesa aragonese che si fa prendere in contropiede e con freddezza deposita in fondo al sacco la rete che vale il 2-0 laziale. Nel finale è forcing biancorosso. Al 44esimo Scafetta prima di testa spedisce alto, poi al 47esimo intercetta il traversone dalla destra e di testa insacca a fil di palo il gol della bandiera. Vastese tutto cuore all'ultimo respiro in pieno recupero, Ficara in percussione supera tra avversari, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea dalla difesa che nega ai biancorossi il meritato pareggio. Il Fiuggi sale così a quota 50 punti in classifica e mette una seria ipoteca sull'accesso ai playoff, riducendo le speranze degli aragonesi costretti a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime tre gare. C'è grande delusione perché credevamo in questo risultato. Abbiamo cominciato dal primo tempo, dal primo minuto a cercare, abbiamo avuto occasioni, però purtroppo quando tu non segni gli altri segnano, vai in difficoltà. Sono stati bravi anche a cercare in tutti i modi, dalle fasce ad aprire il gioco, insomma, però ragazzi, non si può rimproverare niente, rimane un grande rammarico perché stavamo lì, insomma, e quindi certamente sfruttare questo turno interno sarebbe stato diverso, però abbiamo anche altre tre partite e dobbiamo cercare in tutti i modi di fare qualcosa di meglio. Diciamo che più che abbiamo sbagliato una diagonale su una spizzata di Flores e si è trovato in porta e ha fatto gol. Prima occasione hanno fatto gol e poi diciamo che quasi la seconda occasione hanno raddoppiato, ma questo è anche un merito per una squadra che ha avuto delle difficoltà perché comunque era partita molto bene e hanno cambiato qualche giocatore, però rimane un grande rammarico, ma dobbiamo guardare a noi, non possiamo giustificare non tanto la prestazione, perché la prestazione c'è stata, il risultato. Il primo tempo non credo che sia stato sia stato giocato a viso aperto e abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo andati in vantaggio, poi naturalmente nel secondo tempo ci siamo più preoccupati di difendere e ripartire, ma credo che ci siamo difesi bene. Certo, abbiamo rischiato qualcosa, abbiamo giocato contro una squadra forte, una grande squadra con individualità molto importanti, però credo che
Sul nostro vantaggio prima del 2-0 abbiamo avuto tre occasioni nitide dove siamo stati magari o poco luci, siamo arrivati male, però credo che la partita è stata giocata in modo giusto dai ragazzi, è stata interpretata fin dal primo minuto, poi naturalmente con un risultato acquisito che ci vedeva in vantaggio, naturalmente ci siamo un po' più coperti invece di andare a prenderli troppo alti.